Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del Caffè della Salute con Cucina Naturale. Oggi siamo in compagnia di Michela Speciani, buongiorno. Buongiorno. Medico chirurgo esperto in nutrizione applicata. Esatto, grazie mille. Grazie a te di essere qui con noi. Oggi parliamo di pistacchio. Io in realtà lo conosco per il gusto del gelato e la Buono. crema di pistacchio, ma in Esatto. realtà mi ha detto che è un integratore alimentare naturale per gli sportivi. Può essere considerato tale, nel senso Per la che è. sua composizione, immagino. Esatto, sì, è un alimento talmente ricco di, ad esempio, di potassio, che è uno dei sali minerali che viene perso di più con il Durante la sudore, esatto, sudorazione. insieme al magnesio e al sodio. Né è pienissimo, né è talmente pieno, e questo ci serve per dare il metro della cosa, Poi il esatto, raffronto. che ne ha 100 grammi di pistacchio hanno più potassio di quello contenuto in 100 grammi di banana. Chiaro che mangiare 100 grammi di Un po'. pistacchio è un pochettino più complicato che mangiare 100 grammi di banana, sono due alimenti diversi, ma è proprio per darci il metro del contenuto di potassio. In genere si pensa alla banana come Sì, la certo. mastra del potassio e invece anche il pistacchio ha il suo. Idem per il magnesio, nel senso che il pistacchio contiene anche un'importante parte di magnesio, che è il secondo minerale che viene perso con la sudorazione. Altre cose? Sì, ad esempio, io penso allenamento, sportivi, proteine, Esatto, ovviamente. esatto. E il pistacchio di proteine ne ha un bel po'. Addirittura ha un valore di proteine vicino a quello della bresaola per 100 Ah, grammi. cavolo, quindi che Un bel è il po' di salume proteine, esatto, dello sportivo. Quindi prima, dopo, magari durante no, perché sono comunque un po' pesantini, però prima e dopo sono sicuramente un ottimo integratore anche per lo sportivo. Perfetto, ma come devo mangiare? Cioè, che tipologia di pistacchi devo mangiare? Io ho in mente anche quelli che mangi all'aperitivo un po' salati, non, immagino che Certo. non siano quelli, proprio Beh, diciamo che quelli. il magnesio e il potassio c'è lo stesso e anche lì il sodio c'è anche Da, quello. fin Esatto, troppo! fin troppo. Sicuramente il fatto di scegliere dei pistacchi buoni che vengano da un produttore noto, da un produttore affidabile, è un'ottima cosa. Scegliere dei pistacchi non tostati, altrettanto può essere Sono quelli che utile. risultano un pochino più morbidi Bravissimo, al. morbidi che sentiamo quasi un po' dolcini in bocca. Quelli sono dei pistacchi ottimi che vanno benissimo. Ma sapevo anche che hanno un potere per la gestione del colesterolo. Certo, esatto, questo dipende tantissimo dai fitosteroli contenuti nel pistacchio, che sono effettivamente tanti e potenti. E quindi benvenuto pistacchio anche per Anche quello. per la gestione del colesterolo, non solo per gli sportivi. Non solo per gli sportivi, anche per i golosi. No, quello sicuro. Michela, grazie mille Grazie di mille, tutti i consigli che Paolo. ci hai dato oggi. Grazie. E alla prossima puntata. A Alla te e ai prossima nostri amici a puntata. casa. Ciao ciao!